Buonasera, buonasera a tutti, amici di Piero del Saronno. Allora ritorniamo sul campo della pallacanestro di Rovello. Pallacanestro di Rovello che non abbiamo visto nelle scorse due settimane, che ci ha regalato due vittorie in casa contro Lierna e a Cadorago con un'ottima prestazione del collettivo, con una grande prestazione di Botti e di Lollo, per fare due nomi di tutti i nostri ragazzi e di tutti gli altri che hanno dato veramente tanto per queste due vittorie, portano a questa contesa con il Basket Seregno, che salta con il numero 13 Bucossi, ma conquistiamo subito la palla con Sugar che la dà a Nicolas, ancora Sugar per Losa, uno contro uno di Losa, arresto e tiro morbido, ferro corto, non va. Quasi conquistiamo rimbalzi, allora Basket Seregno amministra il primo pallone con il numero, con Pigoli, gira fuori per una bomba improbabilissima, corta da parte del 13, e allora Sugar corre e poi la dà a Davide, in arresto e tiro Davide dalla sua mattonella, non va, Nicolas non prende rimbalzo, con il rimbalzo invece Gianotti che fa girare sul perimetro per il numero 12. Che prende ferro corto, Mattia Casati, ancora Davide e Ricchi che pasticciano un pochino, e allora ricominciamo il gioco con Sugar, Nicola su un bloccone, sono una penetrazione scarico per Superbotti, anche lui corto, e poi Losa che non riesce a prendere il pallone, riconquista Corengia, allora il pallone, arresto e tiro di Corengia da due che non va. Un po' di tiri ignoranti in questo inizio di campo. Gianotti ancora. Gianotti per Scarpe Rosse. Piede perno. E semigancio di Mattia Casati che non va. Sugar arresto e tiro. Finalmente, dopo un minuto e mezzo, i primi tre punti della partita. E allora ancora Davide Terranio che cerca di far fallo su Redaelli, che la scarica poi per Corengia, il numero 18, gira ancora per la bomba che viene sputata dal ferro, e poi un ottimo rimbalzo ancora di Radaelli, e siamo sul 3-2. Botti pressato, Sugar e Davide, ancora Botti sotto per Sugar, invece no, gioca pick and roll con Davidino che va in arresto e tiro, Nicolas schiaffeggia fuori la palla, ancora fuori ancora per Ricchi Losa che mette un'altra bomba da tre punti. Squadra di jugoslavi questa sera, tutte le bombe da tre. Gira fuori ancora il pallone per Radaelli, sotto per il numero 18 che prende ancora ferro corto, Stefano Corengia del 94, velocissima la palla va verso Davide Terranio, imboccato molto bene da Nicky Porro. 8-2, 3 minuti già giocati in questo primo quarto. Gira il perimetro per il Basket Seregno, riceve ancora il lunghissimo numero 13 che poi la dà fuori, Nicolas lo cura in modo egregio, arresto e tiro improbabile che non va, riconquista giustamente, ti abbraccia lunghissimi Bucossi, e poi andiamo a riconquistare un pallone e commette fallo Stefano Corengia. Subito minuto di sospensione. Roberto Sanfilippo ci vuol parlare un pochino sopra. Ricordiamo Roberto Sanfilippo, capo allenatore del Basket Seregno, che quest'anno ha una vittoria soltanto e ben 11 sconfitte. Noi, come dicevamo prima, veniamo da due belle vittorie con Cadorago a casa loro e con Lierna qui da noi. Siamo a pari del Bosto di Varese, siamo in ottava posizione, a pari merito con Bosto Varese e la Cistellon di Cislago. Cistellon di Cislago che troveremo al nostro rientro. A Cadorago Basket Rovello ha vinto di 5 punti,
mentre con l'Erna qui in casa ha vinto di una decina. La prossima settimana saremo a Cassano Magnago, campo difficile, a due punti in più di noi in questo momento. Cassano Magnago, una bellissima squadra, andremo di andare a vedere a Cassano la partita venerdì prossimo. Intanto va in pressione subito Seregno, Losa è contro Gianotti, Botti è contro Casati, fugge via Davide e poi Botti recupera un pallone con un gioco da Harlem Globetrotters e ci porta sul 10-2. Radaelli in mezzo fuori per il supercentro, Nicolas lo cura molto bene, doppio piede perno, gancio ignorante e la palla che gira sul ferro, ancora Sugar, penetrazione, cerca il fallo, lo trova, aveva due scarichi ma doveva andare a tirare, a fare due tiri liberi. Sugar, fatto bene a insistere, secondo fallo intanto di chi l'ha commesso, due tiri liberi per Sugar, andranno a cambiare. Primo libero di Sugar è Cortino, 10-2, pronto il cambio, secondo libero è buono, cambio subito per il numero 18 Stefano Corengia al suo secondo fallo ed entra un giovanissimo Simone Carceri De Prati del 95, giovane e magrettino direi, ottimo pallone in backdoor sotto per Davide Gianotti che realizza il quarto punto per il basket di Seregno. Davide ancora per Botti che va in uno contro uno, Cortino recupera il suo rimbalzo, lo sbaglia ancora una volta, segniamo due rimbalzi per Botti, veloce corre basket Seregno, scarico fuori per Casati, Botti lo sportella e poi Nicolas il polipo va a recuperare un pallone. Terzo tempo di Redaelli che non va, Botti recupera un rimbalzone e allora Sugar scarica fuori, fallo non fischiato, c'era Davide a aspettare lo scarico, Casati arresta e tiro di passi, niente, e poi Davide Terraneo ha un tocco sulla palla, cambio ancora per Seregno, esce Mattia Casati, per noi esce Sugar ed entra Lollo che ha dato l'ultima bomba a Cadorago, quella che ci ha portato sul più 5. Arresto e tiro del giovanissimo Gianotti, Davidino per Lollo, arresto di Lollo, bombarollo ma questa volta non va e poi Nicolas si fa strappare il rimbalzo, andato un pochino molliccio, ancora Gianotti per Radaelli, Lollo cura molto bene il piccolo playmaker di Seregno, passaggio sotto per il nuovo entrato 91 e poi passi di Bottinelli non fischiati e poi Bottinelli prende una ginocchiata nei maroni e si rotola un pochino per terra. 13-4 per il basket Rovello, 4-18 ancora da giocare in questo primo quarto. Dicevamo che è entrato anche il numero 91, Roberto Pigoli del 91, giustamente, al posto di Casati. Terzo tempo sotto mano di sinistro di un ottimo Redaelli che si porta sul 13-6. Lollo, Nicolas, blocco alto di Nicolas, rolla sotto e invece va Davide Terraneo in un'ottima mano di sinistra, pressione uno contro uno subito del numero 69 che costringe Nicolas al fallo per cercare di fermarlo, buona penetrazione di Radelli che
ha segnato 6 degli 8 punti di Seregno. Cambio, altro cambio per Seregno, è uscito Radael, no scusate, è uscito il numero 13 ed è entrato buono intanto il libero, è entrato il numero 88, gira per Botti la palla, Davide Terragno, penetrazione a rimorchione in mezzo alla, scusate, numero 44 Farina è entrato, ho sbagliato a vedere il numero, penetrazione dal mezzo in rimorchio di Davide, passi di partenza non fischiati, gira sul perimetro, Redelli è l'unico che realizza in questo momento. 3-18 da giocare, 17-12, si è riportato un pochino in partita Seregno, lo lasciamo tirare troppo. Losa, buono, Losa butta là ancora gli avversari, più 8. Lollo che francobolla Carcereri, gira ancora per Redelli, blocco irregolare di Carcereri. Fallo di Nicolas Poro che è il secondo, cambierei. Secondo fallo di Nicolas. Cambio, entra subito Erba per dar fiato a Nicolas. Secondo fallo di Nichi. Entra Davidone Erba che sta integrandosi bene all'interno della squadra. Giovanissimo del 95. Rimessa dal fondo per i ragazzi di coach San Filippo. Redaelli, pallone per nessuno, Botti cerca di condurre il contropiede, eccolo qua, contropiede a due volato con Losa e ci portiamo già sul più 10. Ancora De Prati per Giannotti, Farina che gira per il numero 91 che viene stoppato da Botti in modo falloso. Due tiri liberi per Seregno, esce il numero 11 ed entra un altro giovanissimo, il numero 18 Corengia, 94, era già il quintetto base. Primo libero è buono di Pigoli. Secondo libero che porta il basket Seregno sul 22-14, 2:25 da giocare. Lollo, Lollo che chiama lo schema, sono in zona press, Davide Erba palleggia sui piedi di qualcuno, ancora Lollo fuori, Botti blocca per Losa che scivola e poi commettono fallo per fermare la penetrazione di Losa. Mette fallo il numero 91 Roberto Pigoli. 14 secondi da amministrare ancora per noi. Fuori Davide a ricevere il pallone. Lollo, Lollo, fallo su Lollo che va a cercarsela e Davide mette un tiro di super tabella che non va. 22-14, Lollo fuori a prendere il pallone, poi Botti, fintone di Botti, fuori per Lollo, Lollo che ci regala la solita bambola da 8 metri e butta là i ragazzi di coach San Filippo a meno 11, 1:49 da giocare, 25-14, punteggio altissimo, segniamo tanto, abbiamo realizzazioni facili, passi di partenza non fischiati del numero 44 Farina. Lollo, Lollo che si insinua in mezzo all'area e dall'alto del suo 1,71 va a realizzare anche in sottomano. 27-14 ancora per Seregno, gira la palla Corengia, va in penetrazione, accompagna il pallone, noi andiamo a chiamare Moscatelli. Davide Erba sotto per Erba,
Gancione che non va, peccato. E poi un'ottima riconquista, doppio fallo sotto canestro non fischiato e poi doppio palleggio del numero 18. Esce Ricchi, buoni i suoi 6 punti, ed esce anche Davidino ed entra Andrea Boss. Entra Bosa, entra Mosca. Botti resiste, ottimo la rimessa di Boss. Lollo, Davidino, Erba, Lollo ancora sotto per Botti che si gira, si volta, rimbalzo, canestro e fallo del numero 91 Pigoli, che ci porta sul 29-16. Punteggio assurdo questa sera, 29 punti nel primo quarto, dottoressa, non si sono mai visti. La dottoressa è commossa da questa prestazione dei ragazzi. Altro cambio a 39 secondi dal termine del primo quarto, fanno riposare Radaelli che è senz'altro il migliore dei suoi. Botti, buono il libero supplementare di Botti, entra Barbisan al posto di Botti per gli ultimi 39 secondi. Facciamo scaldare i ragazzi per il secondo quarto. Lollo ancora contro De Prati. Boss gioca in pick and roll, De Prati con il numero 18, Corengia, e batte Boss 30-18. Lollo, Erba, Lollo, Barbisan alto per il blocco. C'è un secondo di differenza, ancora Lollo che cerca di tirare il pallone, poi si imbambola, invece Barbisan fuori per Bosa, mano morbidina di Bosa e realizza il punto del 33-18, azione costruita perfettamente, concretizzata molto bene con l'extra passaggio di Erba per Andrea Bosa. Questa sera a riposo Amadio. Basket Seregno che ha pochi nessun realizzatore di spicco, ma tutti quanti sono ragazzi che hanno 8-10 punti nelle mani, e quindi non troviamo nella classifica dei cannonieri. Il primo è Mattia Casati che ha 75 punti con 7 punti e mezzo di media dopo tutte le partite, mentre dei nostri ragazzi nella classifica dei cannonieri Davide Terraneo ha 102 punti e poi abbiamo Botti. Vediamo in questo intervallo di raccontarvi la classifica, dove Lentate ha 11 vittorie e nessuna sconfitta. Grande squadrone Lentate, l'abbiamo visto sulle nostre frequenze di Piero, veramente una squadra costruita per la C1. Ecco che si avvicina a noi Davide Gianotti che viene a rimettere. A rimettere la palla, la dottoressa mi fa notare, a rimettere non sul campo ma a rimettere la palla. Rimettere per De Prati contro Lollo. Gira sul perimetro la palla. Gira ancora. Penetrazione super ignorante del numero 18. Corengia, e subito Bosa che va a condurre il contropiede e poi va a cercare lo sgambetto, molto molto cercato questo fallo contro De Prati. Ancora Boss per Moscatelli, ancora Boss che va a cercare Lollo, Lollo che cerca di ubriacare il suo avversario, ancora in penetrazione, schiaffone del numero 91 che Roberto Pigoli, che abbiamo sentito fino a qua, è lui soltanto che dice di non aver fatto fallo, abbiamo sentito lo schiaffone che ha tirato a Lollo fino a qua.
quindi sono i primi due tiri liberi di Lollo. Cambio subito, rientra il numero 12 Mattia Casati, già pronto sul tavolo della giuria. Secondo libero di Lollo, solo rete, esce Pigoli ed entra Casati. Sono impressioni i ragazzi del Basket Rovello, provano qualche schema. Moscatelli contro Giannotti, De Prato gira sotto per il miglior realizzatore e poi linea di fondo pestata da Mattia Casati, classe 1980, ma tanta classe anche da vendere. Lollo chiama Transi, esce allora Erba a ricevere ancora, pick and roll per Barbizan che scarica per Erba molto bene, e poi Davide Erba che cerca di farsi largo e realizza anche lui i suoi primi due punti dopo aver preso un paio di rimbalzoni. Blocco su Boss, in movimento di Casati, finta al tiro e poi non va. Giannotti, fallo in attacco di Casati. Boss è andato molto bene a trovare un altro fallo, cacciatore di falli questa sera Andrea Bosa, fallo in attacco di Casati, primo fallo. Ricambio per Seregno, rientra Radaelli ed esce Carcereri da Prati. Riceve ancora Boss, fuori per Barbizan, per Moscatelli, gira la palla senza palleggiare. Lollo da mille metri, ferro corto e poi Erba fa lo sborone, va indietro a due mani ma non ce la fa, si fa largo col braccio invece il numero 11 Giannotti. Due tiri liberi per lui sul tentativo di stoppata da parte di Davide Erba. Due liberi, solo rete il primo libero di Giannotti, 37-19, ed è solo rete anche il secondo libero, molto preciso Davide Giannotti. Lollo curato da un ottimo Radaelli, ancora Lollo che sta lontano per Moscatelli, blocco, ancora blocco, pick and roll per Davide Erba, costruito molto bene il pick and roll. Conquistiamo altri due tiri liberi, 3-7-2-0. Rientra Sugar per Lollo, un notevole mismatch contro il numero 69 Andrea Redaelli. Ora rientra Sugar del Pero. Intanto andiamo a cercare i due liberi per Davide Erba. Primo è rete. Secondo libero di Davide. Ah, peccato, sputato dal ferro. 38-20, quasi raddoppiati già i nostri avversari. Gira allora per Radaelli, fuori per Casati, arresto il tiro di Casati che non va, e poi schiaffeggiata la palla dal numero 44 Matteo Farina, e quindi rimettiamo Andrea Boss. Gioca e poi un altro fallo in attacco, fallo in attacco di Davide Erba, e quindi cambiamo ancora due uomini, mettiamo Giorgione Borghi per Erba e togliamo Barbizan. Non condivido l'uscita di Barbizan dopo 4 minuti,
ha ridato un po' di spazio. E allora Bos contro Radaelli, lo segue molto bene. Mosca contro numero 11, si gira, si volta e va a realizzare in sottomano molto bene Stefano Corengia. Sugar per Botti, ancora per Sugar, smanacciata la palla riconquistata da Botti e poi Moscatelli in gancio, si protegge molto bene con il corpo, va a realizzare il punto del 40-22. Ancora Radaelli contro Boss, si gira, scarico sotto e poi riusciamo a non far far canestro e poi sbaglia un'altra volta Riccardo Bucossi, doppio sbaglio di Bucossi da sotto. Boss cacciatore di falli, terzo fallo che subisce nel giro di pochissimo tempo e quindi è Stefano Corengia che si va ancora a accomodare in panca, avvicendato da Carcereri. Due liberi per Andrea Boss. Preciso il primo libero di Andrea. È sputato dal ferro il secondo. Quasi conquistiamo il rimbalzo con Moscatelli. Invece Radaelli è già pronto in attacco contro Bosa. De Prati arresta il tiro che non va. Moscatelli per Sugar, va in uno contro uno e poi la scarica fuori per Moscatelli, bomba di Moscatelli da tre. Buono, 43-22, 6 minuti da giocare. Improbabile bomba del numero 11 che prende ferro lungo, poi gioca sotto per Radaelli in semigancio che danza sul ferro e poi viene sputato. E allora Sugar che gioca a transi, Andrea Boss, passi di partenza non fischiati, ammaestra il pallone Boss, ancora in penetrazione Boss, grande classe, classe da vendere per Andrea Boss, non c'era il blocco fuori ed è andato dentro da solo, fatto bene, 45-22, chi segna ha sempre ragione. Ancora De Prati fuori per il giro di in arresto e tiro di Bucossi. Ancora Moscatelli che lascia la palla a Boss che si mette a posto, ancora in uno contro uno Boss, subisce il fallo non fischiato e poi ancora va a cercare un altro fallo che non viene fischiato un'altra volta. Sugar uno contro uno, va in uno contro uno, stoppata terminale di Radaelli ma fallo prima di De Prati, Belli a cui fischierei un bel antisportivo e minuto di sospensione da parte di Roberto Sanfilippo che ci vuol parlare un pochino sopra. Ormai la partita ha già preso la strada di casa con un più 23 a 4 minuti dalla fine del secondo quarto. Diamo la prossima settimana per l'ultima partita di questo 2014 Basket Rovello, sarà Cassano Magnago. Sarà venerdì 19 alle ore 21 per chi ci vorrà seguire fino laggiù, mentre i ragazzi della prima divisione giocheranno qua in casa a Rovello Porro contro la pallacanestro di Cabiate, per cui chi non vuole far troppa strada e venire a vedere i ragazzi del Basket Rovello, quelli più anziani, sono qua a giocare contro la squadra Under 21 di Cabiate che molto forte. Ci prepariamo a vivere questi ultimi 4:56 con i due tiri liberi che si è procurato Sugar nella sua penetrazione. Intanto Marco Marta sta cercando di riscaldare un po' la panchina. Sugar il primo libero è buono, secondo libero di Sugar è ferro Tiziano, è un po' corto e quindi De Prati
per Radaelli. Casati gira la palla con un ottimo piede perno di Gianotti. Gioca Transi, Moscatelli per Borghi, ancora per Botti, arresta tiro dal gomito di Botti che non va. È la posizione di Nicolas quella, non è la posizione di Botti. Ancora fuori per la rotazione e il taglio a ricciolo di mister Gianotti. E allora poi un altro fallo di Radaelli che si aggrappa alle braccia di Sugar che non riesce a prendere. Esce Boss, bellissima la partita di Boss, ha procurato tre falli, ha segnato, ha recuperato palloni, grande match di Boss. Sugar, cortissimo il primo di Sugar. Secondo libero, è buono, 47-26, intanto la dottoressa mi distrae con delle ricette, sta cercando il pranzo natalizio la dottoressa sul suo tablet. Grande, grande tap-in che non va e poi Casati che sta corto, danza sulle dita dei giocatori il pallone e poi va fuori per una rimessa a sfavore del basket Seregno. 14 secondi da giocare ancora per questo possesso. Sugar fuori per De Prati, cambio di uomo, Casati blocco, gancio cortissimo di Riccardo Bucossi. Allora Davide Terraneo vola in contropiede, si ferma Botti, ancora Davide, tentativo di passi di partenza non fischiato, ancora Moscatelli, Davide, Sugarino, passi di partenza di Sugar, fuori per la penetrazione di Borghi, scarico fuori per l'extra possesso, corto, e ancora Borghi che riprende il pallone, la vuole giocare, uno contro uno, si gira, si volta, scarica mezzo per un'ottima penetrazione di Sugar Del Pero che viene atterrato modello catch dal numero 11 Davide Gianotti. Doppio cambio ancora per noi, rientra Barbizan ed esce Botti ed esce anche Mosca e rientra Losa, cambio anche per loro, fa la sua comparsa in campo il numero 28 Paolo Longoni, anno 1977. Sugar, Tiziano il primo, Gabri secondo libero, è buono e andiamo allora sul 48-26 più 22 per i ragazzi di Rovello. 3 minuti ancora da giocare, poi andiamo a prendere un caffè caldo. Sotto per Longoni, fuori per Casati, adesso l'esperienza in campo ora, arresto e tiro di Buossi, poi scarica Redaelli per Buossi e stoppone da parte di Gio Borghi sulla penetrazione di Davide Gianotti. Due tiri per Davide Gianotti, uno dei migliori realizzatori della sua squadra. Secondo libero di Gianotti, solo rete, 48-27. Ecco Sugar, Sugar che cerca un fallo e ancora un altro contro Radaelli e poi si fa largo, sportellano Giorgio Neborghi, ancora per Sugar che va in uno contro uno ma cerca il fallo, fuori per Davide Terraneo che palleggia addosso al giocatore. 6 secondi da giocare, abbiamo palleggiato sulle gambe di De Prati, 6 secondi, 5 e poi Giorgio Borghi si palleggia sui piedi, doveva passarla la Sugar Del Pero che era lì vicino, invece si è palleggiato sui piedi e quindi andiamo per gli ultimi 2 minuti, facciamo rientrare Lollo,
fuori sotto per Longoni, scarica fuori per un buon tiro di Davide Casati. Terraneo Davidis, Giorgio Borghi si gira, va in uno contro uno e poi va con il fallo di Mattia Casati. Esce Sugar, entra Lollo. Due liberi per Giorgio Borghi, che si piazza, palleggione e sbaglia il primo libero. Secondo libero di Giorgio, buono, è rientrato Lollo al posto di Sugar. Non abbiamo ancora messo Davide Bianchi, no scusate, Federico Bianchi, scusate. Fuori bomba che non va e poi decide lo scarico sotto per un grande centrone Mattia Longoni. Lollo è libero, chiama la palla, invece la prende Giorgio che poi la dà a lui. Lollo che ci vuole regalare un'altra bombetta da 8 metri. Davide Terraneo si insinua, fuori per Barbizan, mette a posto i piedini Barbizan, gira la palla e andiamo sul 52-31. Smanacciano, fallo di Barbizan sulla penetrazione di Andrea Radaelli. Due liberi con 1-10 da giocare. Il primo libero è stracorto, secondo libero è solo rete per il punto del 52-32. Lollo che cerca di perdere il pallone ma non ce la fa, allora Barbizan per Davide e invece no, decide di andare da solo, la dà fuori a Giorgio Borghi, piedi per terra e due punti per lui. 5-4-3-2, 49 da giocare, ultimo tiro per loro. Gira la palla Seregno sotto per Longoni che si fa spazio, la dà fuori poi per la bomba che non va di Gianotti e allora l'ultima azione con un avanzo di 6 secondi da parte del basket Rovello. Esce in raddoppio e poi Losa e poi ancora Barbizan e poi extra passaggio per Lollo. Lollo, il bombarollo che ne mette un'altra e ci porta sul 57-32. Basket Seregno annichilito ormai dalla prestazione dei ragazzi di Rovello. Andiamo a riposare sul punteggio del 57-32, amici di Piero da Salonno, a tra 10 minuti.